Fai l'ultimo minuto. Eh? Si può aggiungere. Ah, aggiungiamo. Ok. Ci troviamo nella sala denominata Antelami e il suo tempo ed è una sala che è stata riallestita recentemente grazie agli interventi che stiamo facendo per la risistemazione dei percorsi museali e si trova qui affacciata sul vestibolo perché in questo spazio sono raccolti dei frammenti lapidei di epoca romanica e gotica e per creare un percorso in continuità con il museo archeologico dove si conclude la visita con le opere del tardo antico e dell'alto medioevo si può accedere a questa sala e quindi proseguire la visita nelle collezioni con un filo cronologico. La sala precedentemente era uno spazio dove si trovava la biglietteria del complesso del museo della Galleria Nazionale ed è stata completamente risistemata ed è stata proprio scelta oltre per appunto il percorso cronologico ma anche per il fatto che il parato murale ci dà un po' l'effetto di un luogo di culto, no? Con questi mattoni che si vedono. Allora, Antelami perché i pezzi che possiamo vedere qui sono dei pezzi importantissimi, sono delle opere importantissime, sono costituite da tre capitelli che rappresentano delle scene della Genesi dove possiamo vedere Adamo ed Eva nel peccato originale quando vengono cacciati dal paradiso. Nel secondo capitello si vedono Adamo ed Eva mentre lavorano dopo appunto la cacciata dal paradiso e nell'ultimo capitello che è dedicato al libro dei re si può vedere il giudizio di Salomone e Davide che sta attendendo la comunicazione del ritorno o della morte di Assalonne. Questi pezzi costituivano parte fondamentale di quella struttura che si trovava in cattedrale che era costituita da un pontile nella zona presbiteriale e da un pulpito dove c'erano dei leoni che sostenevano delle colonne stilofore, quattro capitelli e delle lastre, fra cui la famosissima lastra della deposizione col nome di Antelami e la data 1178 che si trova nel transetto della cattedrale. Tra gli altri pezzi che possiamo segnalare questo un capitello molto interessante che è stato poi riutilizzato come probabilmente acquasantiere che viene dal monastero di Monte Oliveto ed era stato donato da questo notabile che si chiamava Ferlendi alle monache appunto del monastero di Monte Oliveto provenienti appunto da Castell'Arquato ed è interessante perché intorno nella scritta si riporta il nome di questo donatore quindi è una delle prime opere in cui possiamo trovare addirittura la firma, quindi già con una concezione più innovativa e di testimonianza appunto della firma, no? Della presenza di un personaggio. Oltre ai capitelli, nella stanza possiamo vedere, sempre proveniente dal pulpito pontile della cattedrale, anche la famosa Maiestas Domini, che purtroppo è stata molto deteriorata in quanto era stata riutilizzata come lastra tombale di un notabile cittadino quando questo pulpito venne smantellato a metà degli anni del 1500 per la trasformazione della parte absidale della cattedrale con la scalinata che vediamo ancora oggi. Il pezzo che venne anche questo recuperato successivamente è stato purtroppo rovinato e poco leggibile, però dalla decorazione agnello che si può ancora intravedere possiamo ricollegare questa lastra alla deposizione che si trova appunto attualmente in cattedrale. Thank you.